Yeah. Yeah. Yo, yo, Yeah. Chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit. Baby, baby. Yeah. Amicicci della guida, benvenuti. Un'altra puntata. Un'altra puntata ancora, basta. In tanti mi scrivete, Mac, questo è Giovanni da Vicenza mi scrive: Mac, la tua rubrica è molto interessante, ho solo paura per quando finirà. Io non so, purtroppo tutte le cose belle finiscono. Pensi di essere in grado di farla per sempre? Allora, innanzitutto Giovanni, ti ringrazio. Andiamo alla domanda. Le regole purtroppo del Signore degli Anelli sono finite, non sono infinite, quindi quando finirò il manuale purtroppo dovrò finire la rubrica. Quindi mi spiace Giovanni, ecco, magari salvatele, non so, riguardatele, colpisciti forte in testa in modo tale da dimenticarti alcune parti dei video, e così poi, nel senso, in maniera molto divertente puoi recuperarli e far finta di nulla. Adesso magari leggiamo qualcos'altro. Per esempio Marco da Modena mi dice: ciao Mac, bellissima rubrica, bellissimo tu. Questo lo so, grazie Marco. A quando una rubrica sulle regole anche di altri giochi? Allora, secondo me è fattibile, però io mi concentrerei più sulla prima parte dove vengo definito bellissimo, poi il resto non, nel senso, sono domande che magari non interessano. È vero. Vai, basta amici, dai, basta questo teatrino, le lettere erano finte. vi ho preso in castagna, le lettere erano finte. Siamo arrivati alla parte relativa ai mostri del Signore degli Anelli. Ormai chi mi segue lo sa, chi mi conosce lo sa, come disse il famoso filosofo. Tutti i tipi di truppe del Signore degli Anelli hanno qualcosa un po' di intrigante, qualcosa. Non sono semplicemente quelli veloci, quelli grossi, quelli forti, hanno sempre qualcosina dietro. E ovviamente i mostri non si comportano in maniera differente. Che cos'è un mostro nel Signore degli Anelli? Un mostro è un po' di tutto, non è semplicemente un pezzo forte, grosso, con tante ferite. Può essere un pezzo che viene usato per rompere la linea nemica, può essere un pezzo che viene usato per prendersi cura di eroi particolarmente resistenti e particolarmente rognosi, può essere un ottimo pilone di supporto per proteggere magari un'unità molto più dedita al tiro e meno al corpo a corpo. Insomma, i mostri sono un valore aggiunto molto importante in una lista del Signore degli Anelli. Andiamo a vedere quali sono le regole dei mostri. Non sono tantissime, già ve lo dico, quindi questa sarà una puntata un po' light, una puntata un po' così. Ci abbiamo voglia ma non troppo. La butto lì proprio. Ci abbiamo voglia ma con garbo. Siamo desiderosi di, ma prendendoci i nostri tempi. Andiamo a vedere le regole dei mostri. Tiro sul manuale perché c'è un tipo di mostro che purtroppo io non ho mai usato nel Signore degli Anelli, che ha tipo, non
so, una roba che forse l'ha stilata un notaio di regole e non avendolo mai usato onde evitare. Poi scrivetemi nei commenti, se ti dico cose che non vanno bene, nei commenti mi scrivete, bastardo, ti vengo a prendere a casa, e io sono contento lo stesso, nel senso, basta che parlino di me. Sì, questo. Andiamo a vedere cos'è un mostro. Allora, un mostro che cos'è? Fondamentalmente, per i mostri valgono più o meno tutte le regole che abbiamo visto fino adesso, quindi non sono pezzi che si comportano in maniera differente dagli altri in linea di massima. Che cosa cambia? Cambiano un paio di cose principalmente. Innanzitutto, anche qui penso che sia abbastanza intuitivo, però vale la pena specificarlo, i mostri non sono affetti dal knockback quando vengono caricati dalla cavalleria. Ecco, questo diciamo che lo sottolineo, nel senso che difficilmente un troll va giù per terra con un mattone se gli va addosso un cavalcaworg o un cavaliere, ecco. Però la cavalleria continua a beneficiare dell'attacco bonus quando carica, le regole della lancia, che poi vedremo nella puntata successiva dove parleremo delle armi e delle loro regole, valgono tutte. L'unica cosa che non vale è che il mostro non viene buttato a terra quando viene caricato da una cavalleria. Seconda cosa, quando un mostro vince un combattimento può o risolvere gli attacchi normalmente seguendo il suo profilo, quindi se ha 3, 4, 5 attacchi, forza 6, 7, 8, eccetera, oppure può decidere di dichiarare quello che viene chiamato, lo dico in inglese perché mi sento molto Sylvester Stallone, e notate la pronuncia, Brutal Power Attack. Che cos'è il Brutal Power Attack? È qualcosa di bello da fare e da vedere, perché sono attacchi particolarmente potenti o che hanno funzioni specifiche. Ce ne sono tre di base che adesso andremo a vedere, giusto per farvi capire come funziona. Però può capitare, può sempre capitare, che un mostro abbia un Brutal Power Attack specifico, e in questo caso è indicato nel suo profilo, quindi non temete, non sono cose che dovete andare a recuperare, l'antico testo andava portato in salvo, ci sono o sono queste tre, oppure sono specifiche di un mostro. Importante precisare che i Brutal Power Attacks non beneficiano di ciò che interessa gli strike normali, ovvero qualsiasi regola speciale o azione eroica che andrebbe a toccare gli attacchi, la risoluzione di un attacco di un mostro, non va a influire sul brutal, scusate, faccio la pausa, sul Brutal Power Attack, perché quella è un'altra cosa e oltretutto serve anche un minimo a bilanciare. Ricordiamoci oltretutto che i mostri che supportano in combattimento, anche questa cosa qua andremo a vedere nella puntata successiva, non possono eseguire Brutal Power Attacks. E lo devo dire ancora, sta iniziando a stancare, però ormai ho fatto il coglione. Ricordiamoci che un mostro non può fare mai più di un Brutal Power Attack. Quando ci sono, devo dirlo ancora ragazzi, scusate, quando ci sono due mostri nello stesso combattimento, ovviamente se tutte e due vogliono utilizzare quella cosa lì, chi controlla i mostri decide qual è il primo che fa che cosa e il secondo che fa che cos'altro. Perché? Perché potrebbe capitare che un Brutal Power Attack ne renda un altro impossibile da eseguire. Perché? Andiamo a vedere. Sono tre quelli di base. Ho fatto così, facendo tre, ma non si vede dal pollice, sembra che non ho finito le elementari. Tre, ce la faccio, tre. Andiamo a vedere. Il primo si chiama Rend.
Ricordiamoci, questi vanno eseguiti al posto di eseguire gli attacchi normali quando vinciamo un fight. Quindi il mostro vince il fight, dice ok, cosa vuoi fare? Vuoi risolvere gli attacchi normalmente o vuoi eseguire una brutal power attack? In questo caso io dico voglio eseguire il brutal power attack e andiamo a vedere. Il primo è, si chiama rend. La descrizione dice che il mostro prende il nemico in mano e tenta di aprirlo perché è curioso e vuole vedere cosa c'è dentro, ok? Abbiamo tutti le nostre curiosità, giustamente uno è curioso, cosa fa? Lo apri, ok? Cosa significa? Significa che il controllore del mostro nomina un modello che è all'interno del fight dove c'è anche il mostro. Tutti gli attacchi del mostro vanno eseguiti solo su quel singolo modello, ma quando viene calcolato come ferire, non si calcola forza del mostro contro difesa del malcapitato, ma forza del mostro contro forza del malcapitato. Perché rend sta a significare che è una prova di forza, ovvero il mostro tenta di afferrarti e di aprirti. Questo è molto utile quando andate contro un sacco di gente, perché di solito il mostro ha una forza un pochettino più elevata rispetto a magari un normale modello di fanteria. Quindi rend sicuramente ottimo, diciamo che è un po' ok, voglio spaccare tutto, rend. Attenzione però, perché adesso andiamo a prendere quella un pochettino più cervellotica, che si chiama hurl, quindi tirare. Ovviamente la descrizione dice che il mostro prende un nemico e lo tira dinanzi a sé. Come funziona questa? Allora, diciamo il fight, il controllore del mostro decide, indica un modello nemico, uno solo che è interessato all'interno del fight, che è in contatto di base col mostro, mi raccomando, e che ha forza minore del mostro. Anche questo magari è sottolineatura un po' inutile, però effettivamente è che sta a contatto di basetta e deve essere meno forte del mostro. Si tira un dado da 3, e si aggiunge la differenza che c'è tra la forza del mostro e la forza del malcapitato. Il risultato finale è la distanza di tiro, quindi la distanza che il modello tirato andrà a coprire. Dado da 3 più la differenza tra la forza del mostro e la forza del malcapitato. Una volta fatto ciò si tira una linea dritta immaginaria che parte dal centro della basetta del mostro e finisce dove vogliamo tirare il modello. Deve essere ovviamente direttamente il più possibile lontana dal mostro, ovviamente, non è che il mostro prende e lo tira tipo così, quello non si chiama tiro, si chiama un'altra cosa. Questa linea deve essere dritta, non può curvare. A quel punto abbiamo tutto ciò che ci... abbiamo tutti gli ingredienti per la ricetta perfetta, quindi prendiamo il modello e lo muoviamo della distanza. L'unico modo che ha quel modello di fermarsi prima della distanza è o di incontrare un ostacolo, quindi un muro, un albero, qualsiasi cosa, o di incontrare un modello con forza 6 o superiore. In qualsiasi caso, quando il modello tirato raggiunge la sua destinazione, quando il pacco è stato consegnato, viene messo prono. Ora, ovviamente, vengono fuori parecchie domande, tipo, ma tutti quelli che ci sono in mezzo? Ma quando cade contro una forza 6? Ma se c'è un ostacolo? Ma se è fatto male? Andiamo a vedere. Allora, andiamo a recuperare quello che è. Prima di tutto, tutti i modelli che vengono interessati dal passaggio del modello tirato, compresi i modelli proni, si beccano un colpo a forza 3. Se sono cavalleria, sia il cavallo che il cavaliere si beccano un colpo a forza 3. Se sopravvivono, vengono messi proni. Se sono in combat, non importa, si beccano comunque il colpo a forza 3 e sono messi proni. Questo è quello che succede ai modelli che sono interessati
dal passaggio diretto del pacco. Il pacco che cosa fa? Allora, il pacco si prende un colpo a forza 3 per ogni modello che incontra nel suo passaggio e un colpo a forza 6 quando termina il movimento, quindi quando atterra, diciamo. Se colpisce un ostacolo o un modello che ha forza 6 o superiore, come abbiamo detto, il movimento termina immediatamente. Entrambi, sia che sia un ostacolo sia che un modello con forza 6 o superiore, si beccano un colpo a forza 6, perché conta come l'arrivo. Voi dovete pensare che ci sono due fasi. Quando il modello si muove attraverso altri modelli, e lì è il festival dei colpi a forza 3, tipo il festival di Sanremo delle mazzate a forza 3. Quando finisce il suo movimento vuol dire che atterra e quindi si becca un colpo a forza 6. Il fatto che conti come fine del movimento un ostacolo o un altro modello a forza 6 vuol dire che si becca un colpo a forza 6 perché ha finito il suo movimento. Io la sto rendendo molto complicata, mi sto rendendo conto mentre sto parlando, però non posso più fermarmi, che la sto rendendo molto più complicata, ma se vi vedete il riquadrino, cioè, vi passa la paura. Tanto lo so che voi avete comprato il manuale, quindi nel senso, l'ho comprato anch'io, ce l'ho qua dietro. Quindi. Tutti i modelli che sono interessati da questo non so, festa di compleanno di cinghiate sui denti, si beccano qualcosa più o meno, ecco, questa è la definizione. Oltretutto, se il modello finisce il suo movimento dove c'è un punto, dove ci sono altri modelli, bisogna tentare di muovere quei modelli in modo tale da lasciare spazio. Dopo che il modello è stato tirato, il combattimento finisce, non è possibile fare più altro. Questa è un'altra cosa per cui, come dire, è importante capire se hai due mostri che cosa fare prima. Perché se tu fai prima il tiro, poi l'altro mostro tipo... quella situazione un po' comica, no? Che fa adesso ti spacco, un altro mostro dice all'altro adesso lo sfondiamo. Quello lo prende e lo tira. E poi ti fa, ma sei scemo? Oh, scusa. Ecco, più o meno è così la situazione. Quindi occhio, non fate così. Ecco. Terzo... Brutal Power Attack, e forse questo magari è un pochino quello più cervello, quello che i bambini grandi fanno di solito, che gli adulti fanno, perché gli altri fanno tutti rend, questo invece è un pochettino più tattico, un pochettino più da manina nel taschino, tipo Napoleone, che è il barge, quindi lo sfondamento. La descrizione dice che il mostro usa la sua incredibile forza fisica e il suo momentum della carica per spostare tutti coloro che sono intorno a lui e aprire un varco. Come funziona? Tutti i modelli questa volta, non solo uno, che sono interessati dal combattimento, anche i modelli che stanno supportando, vedremo nella prossima puntata, devono muoversi indietro di 3 pollici nella direzione e nell'ordine decisa dal mostro. Questo può dare adito a dei movimenti a cascata, nel senso che se le cose sono troppo pigiate, vi renderete conto magari che dichiarare un barge sfonda completamente tutto. Tutti i modelli che non possono fare questo movimento sono dichiarati proni. Su questo, questa regola serve a mettere un pochino di chiarezza in più in merito, perché ci possono essere delle situazioni dove effettivamente è difficile e i modelli interessati dal combattimento sono tanti, perché il mostro ha una basetta molto grande. Comunque, queste sono le regole base. Una volta che tutti i modelli si sono spostati, il mostro non fa attacchi, ma si muove di un dado da 6 in qualsiasi direzione. Questo significa che può potenzialmente fare un'altra carica. E nel regolamento viene effettivamente esplicitato che se il modello può eseguire un'altra carica con quel tipo di movimento, la fa e combatte ancora. Tanta roba.
Ricordatevi che per evitare di rendere questo gioco una barzelletta, un mostro non può usare un'azione di barge nello stesso turno in cui partecipa a un'azione di combattimento eroico. Le azioni eroiche ve le ho spiegate l'altra volta, vi lascio immaginare cosa viene fuori se un mostro fa un barge dopo un'azione eroica e poi fa un'altra carica e cioè, calma, nel senso, abbiamo una vita, ok? Siamo qua per divertirci, non dobbiamo dimostrare niente. Queste sono le regole base, i Brutal Power Attack base di tutti i mostri. Sono indicati nella loro scheda, se ce ne sono altri sono indicati nella loro scheda con le relative regole, quindi con quello che fanno. Come vedete non sono semplicemente smartello, picchio, spacco, no. Una è prevalentemente aggressiva, è vero. L'altra è abbastanza situazionale, la terza è un pochino cervellotica, perché in questo caso il mostro non ha semplicemente una funzione di sfondamento, ma per dirla con un termine preso in prestito dal mondo dei videogiochi, ha anche una funzione di crowd control. Mi mette nelle condizioni di aprire un varco dove un normale modello di fanteria o persino una carica di cavalleria non potrebbe fare, perché l'ultima azione, il barge, muove direttamente i modelli come voglio io e li muove tutti. Quindi può anche aprire a situazioni in cui i modelli che prima non erano caricabili sono caricabili, insomma, è, come vi dicevo, il mostro è un elemento tattico molto 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 importante. Ora, l'ultima parte del video ve la, diciamo, la gestisco un po' molto easy, molto facile, perché si parla delle War Beast. Le War Beast sono un tipo di mostro abbastanza raro, perché sono le bestie molto grandi, il Mumak, ok? Questo è per essere chiari con tutti, non è solo lui ovviamente, però diciamo che è la War Beast per eccellenza. Le War Beast hanno delle regole un pochettino più particolari rispetto ai mostri, contano come mostri ma hanno delle regole addirittura loro, prevalentemente loro. Ora non so quante War Beast potreste incontrare, soprattutto se iniziate a giocare come i miei video, perché sono modelli che costano molto, quindi tendo a vederle quasi come un'espansione, un'aggiunta. Molto semplicemente, la War Beast è un modello che è fatto da altri modelli, perché può essere anche cavalcata, sia su un eroe ancora meglio, perché però sono sempre separate le due cose, non sono mai un modello singolo tutto intero. Nel caso del Mumak, oltretutto c'è anche la questione della Oda, quindi della tenso struttura, per usare un termine un po', della tenso struttura che c'è sopra, che permette di ospitare altri modelli e entro la quale i modelli possono addirittura muoversi, possono fare delle fasi di movimento interne per salire, per scendere, per mettersi in maniera differente rispetto a come volevano mettersi. La cosa bella delle War Beast è che le regole per il loro movimento danno proprio il senso di quello che è un'enorme macchina da guerra vivente che si muove all'interno del campo di battaglia, perché nel momento in cui voi volete muovere una War Beast non potete muoverla così, ma dovete prima di tutto girarla sul suo asse, e mentre la girate i modelli che potenzialmente potrebbero essere presi in considerazione dal movimento vengono spostati. Potete spostare i modelli in modo tale da fare spazio alla bestia.
e successivamente a questo giro sul suo asse la bestia si muove in linea retta. Non è possibile fare too fast, too furious con un palazzo semivivente pieno di tizi sopra che fa. Anche questa, secondo me, metto la sottolineatura su questa regola perché io la gradisco molto. È molto molto bella rispetto, per esempio, alle regole dei mostri grossi che possiamo trovare in AOS, che non hanno fondamentalmente questo tipo di limitazioni. Quindi anche un mostro enorme non è limitato nel muoversi solo in linea retta, qualcosa che forse vediamo di più in altri giochi, tipo magari X-Wing, dove si tende a simulare il movimento di una nave o il movimento di una navicella, e secondo me è un'ottima simulazione. Che dire, io vi invito ancora una volta a recuperare il manuale in modo tale da vedere queste regole, da poterle leggere. Il mio consiglio per chi inizia è di evitare di utilizzare le War Beast, sia perché rende le partite un po', cioè Robot Wars alla fine, perché avete tre modelli sul campo, credo che sia divertente, sia perché danno tutta questa serie di regole loro che poi si vedono raramente. Oltre questo, l'unica cosa che posso fare è innanzitutto promettervi che non farò più il teatrino con le lettere finte. Ci ho pensato mentre registravo questo mandato, ho pensato e mi sono vergognato, perché secondo me non funziona. La terrò lo stesso, perché sono una persona che non si vergogna di niente, però vi prometto che non ci sarà più il teatrino con le lettere finte. Magari la telefonata finta con Pita, pronto Pita, quella lì magari la mettiamo ancora, no? Pronto Pita, mi hanno detto che la tua rubrica suca. Quella secondo me funziona, secondo me può funzionare, però la rubrica delle lettere finte non lo so. Mi sembra un po' dire sempre la stessa cosa. Quella la togliamo. Nella prossima puntata parleremo dell'equipaggiamento, perché ogni arma nel Signore degli Anelli ha delle regole specifiche, e sarà un po' una puntata molto importante, perché parecchie delle regole che abbiamo visto in questo viaggio insieme, in questo bellissimo viaggio insieme, ogni volta rimandavano poi le vedremo quando vedremo l'equipaggiamento. Ragazzi, la puntata di fine timonto è arrivata, la puntata sull'equipaggiamento. Prendetevi un giorno di ferie, bevete tanti liquidi, perché sarà una puntata un po' pesantina, però indispensabile per capire come funziona il Signore degli Anelli. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio ancora del fatto che anche dopo tutte queste puntate continuate a seguirmi. A me fa piacere, ovviamente, qui non sto facendo il coglione, sono sincero, e ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi. Grazie mille, voglio benissimo, ovviamente starà bene. Fidatevi del Mac. 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 Fidatevi del Mac.